Vlog con la GoPro. Sì! Può fare! Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Sì, si può fare. Finalmente, come tanti di voi che mi seguono sanno già, mi è arrivato l'adattatore audio della GoPro, l'adapter video mic. Questo era l'unico tassello che mi mancava per avere completato il mio set di vlog per la GoPro. Eccolo qui, questo è il mio set per fare i vlog con la GoPro. Andiamolo a vedere. GoPro Hero 5 Ulanzi V2 Vlogging. Vi lascio nelle schede la video recensione. Finalmente un case con l'alloggiamento comodo per l'adattatore audio GoPro. Freeway della GoPro, il bastone originale della GoPro. Rode Video Micro, il microfono più piccolo della Rode. Sempre nelle schede trovate anche il mio video recensione su questo microfono con l'unboxing e tutte le prove audio rispetto all'audio incorporato dalla mia Nikon D5600. Questo è il gatto morto, l'antivento. Ecco qua in ultimo l'odiatissimo adattatore audio della GoPro, necessario, e adesso lo andremo a vedere per avere un audio ottimale con la nostra GoPro. Ebbene, questo è il risultato finale. Con i Freeway abbiamo anche la possibilità di utilizzare il treppiede che abbiamo sotto di esso per appoggiarlo, per avere delle riprese stabili o fare dei time lapse. Come vedete, questo non si fa altro che riporre il treppiede all'interno del Freeway. Appena mi è arrivato l'adattatore audio GoPro ho voluto subito sentire la differenza con l'audio rispetto alla GoPro. Ho fatto un video che vi mostro adesso. Perché ho acquistato l'adattatore audio della GoPro? Adesso ve lo faccio vedere, anzi diciamola giusta, ve lo faccio sentire. Questo è l'audio originale della GoPro. Il problema dell'audio originale, oltre che la qualità bassa, è legato appunto da questi microfoni. Vi ho già spiegato in un altro video come per rendere la GoPro subacquea già senza nessun tipo di case hanno dovuto mettere una membrana sui tre microfoni della GoPro che non facesse entrare l'acqua, ma l'audio è stato notevolmente peggiorato. Inoltre, nel maneggiare la GoPro basta che voi, tenendola in mano, sfregate o create delle passate sui microfoni, che anche a volte non accorgendosi uno va a tappare il microfono, uno dei microfoni della GoPro, peggiorando l'audio. Anche tenendo la GoPro in mano è facile creare frusci e comunque mettere appunto le mani dove ci sono i microfoni. Questo è uno dei problemi principali. Oltre al fatto che l'audio è scarso, c'è anche questa problematica. Utilizzo solitamente con la GoPro il Freeway. Il Freeway non è altro che un braccetto della GoPro, ve l'ho già fatto vedere in altre occasioni, che è molto comodo per riprendersi. Appena smollate queste due viti, davvero potete creare le composizioni che volete, allontanarvelo, anche se montando la camera qui basta e avanza, perché la GoPro ha davvero in ampio e anche in super view, a maggior ragione, un ampio campo visivo. Però se siete in un gruppetto di persone oppure volete prendere davvero molto paesaggio dietro di voi, questo qua è l'ideale. Vedete che io di solito lo tengo in questa posizione, non lo tengo con i bastoni tradizionali così, ma inclino già l'ultima parte per far sì che sia composta meglio l'inquadratura e lo stesso bastone si veda poco. Il bello di questo bastone è che se voi volete utilizzarlo come handler, anche senza rimuovere queste due parti che sono flessibili, voi lo utilizzate così. Con la GoPro è un disastro l'audio, perché questa parte qua, comunque i movimenti della mano quando uno preme, anche solo piccoli sballottamenti del Freeway, generano un piccolo rumore di sfregamento delle parti di plastica che con la GoPro attaccata le vibrazioni creano davvero un fastidio esagerato. In mano Freeway, come potete vedere da lì, e questi tipi di movimenti generano davvero dei fastidi in ripresa. Anche questi sballottamenti vanno tutti a ripercuotersi sulla qualità di audio. È impossibile fare dei vlog qualitativamente alti con questo tipo di videocamera. Adesso facciamo qualche prova con l'audio originale della nostra GoPro e l'audio del Rode Video Micro collegato all'adattatore audio della GoPro collegato alla GoPro.
L'unica cosa che dobbiamo fare con la GoPro, una volta collegato il microfono, è andare in preferenze, scendere quasi fino in fondo dove abbiamo ingresso audio. Clicchiamo. Qui abbiamo varie impostazioni. Ci sono alcune impostazioni per i microfoni che hanno un'alimentazione propria. Nel caso del Rode Video Micro, lui prende l'alimentazione dalla GoPro, quindi non è autoalimentato, ma si deve alimentare. Facciamo appunto questa scelta. Stiamo sentendo l'audio dalla GoPro, ma con il Rode Video Micro, il microfono della Rode, collegato tramite l'adattatore GoPro venduto separatamente. Siamo a 30 cm di distanza. Questo è l'audio originale della GoPro. Il microfono Rode è unidirezionale, adesso state sentendo l'audio di questo microfono, con però il microfono girato dalla parte opposta, quindi l'audio sarà peggiore, proprio perché unidirezionale vuol dire che prende l'audio di fronte a lui. Questo è l'audio originale della GoPro. Questo è l'audio della GoPro a una distanza di 50 cm con il Rode Video Micro, il microfono della Rode. Ragazzi, ultimissima cosa, il gatto morto, che è questo pelo che serve ad avere meno disturbi quando c'è il vento, a proteggere quindi dal disturbo che crea il vento, rischia di uscirvi nelle inquadrature. Vedete in questo caso che sono in super view, il campo visivo più ampio che può avere la GoPro, e si vede. Basterebbe che il gatto morto stesse un attimo così e noi avremmo la visuale libera. Quindi cosa vi consiglio? Qualora creaste un setup come il mio, basta che voi facciate così e voi in automatico avete rialzato il vostro gatto morto. Perfetto, non si vede più niente e siamo anche molto molto in garanzia perché risulta molto alto, come potete vedere da qua. Bene ragazzi, sono molto molto soddisfatto dell'audio che adesso posso avere con la mia GoPro. Era un limite insormontabile, era impossibile fare vlog con l'audio originale della GoPro. Penso che sia stato abbastanza chiaro nel video che vi ho mostrato. L'audio non è stato ritoccato in nessun modo, né quello del microfono Rode Video Micro, né quello originale della GoPro in post-produzione. Spero che questo setup vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete qualche domanda in merito, anche quella lasciatela nei commenti. Lasciate un bel like al video e iscrivetevi qualora non lo abbiate ancora fatto. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao.